L'antica Roma, una delle più grandi superpotenze della storia. La sua eredità continua a plasmare le nostre vite. Per quasi 1000 anni, i Romani hanno dominato il mondo conosciuto. Il loro fu un impero straordinario che inaugurò un periodo di prosperità e stabilità senza precedenti, ma che fu anche segnato dalla violenza e dall'oppressione. L'irresistibile ascesa di Roma non fu qualcosa di inevitabile. La sua storia epica fu spesso decisa da alcuni singoli episodi cruciali. In questa serie analizzerò 8 giorni chiave che, secondo me, aiutano a capire lo strepitoso successo di questa civiltà. Per comprendere pienamente la portata di questi 8 giorni, viaggerò attraverso il mondo romano. Sono incredibilmente fortunata a poter accedere a questo sito archeologico. Esaminerò reperti straordinari. Queste sono le uniche insegne della Roma imperiale a essere sopravvissute fino a noi. E indagherò su quanto fosse complesso essere un cittadino romano. Era un giorno di maggio del 337 d.C., quando l'imperatore Costantino, ormai morente, fu battezzato in un ultimo atto di fede verso una nuova religione che avrebbe plasmato i successivi 1000 anni di storia romana e dell'umanità. Da questo momento impongo a me stesso di condurre una nuova vita, tutta al servizio del Signore. Costantino il Grande, come verrà chiamato in seguito, è per me uno dei personaggi più affascinanti e complessi di tutta la storia romana. Costantino si allontana dal passato pagano dell'antica Roma e fonda una nuova capitale dell'impero. Le sue decisioni sono ancora oggi davanti ai nostri occhi. L'impero romano cominciò nei vari stati del Mediterraneo come una repubblica, con un numero limitato di uomini che governavano, almeno in teoria, per il bene di tutti i cittadini. Ma raggiunse il massimo della sua espansione sotto il dominio imperiale, con l'apice nel secondo secolo d.C. La vastità dell'impero causò difficoltà di gestione al governo centrale, che cominciò a vacillare. Era troppo grande per essere governato da un solo uomo. Imperatori deboli, guerre civili e invasioni barbariche diedero inizio a una fase di declino. Gli imperatori succedettero l'uno all'altro a velocità sconcertante, una 30 in 50 anni, alcuni uccisi dai loro stessi soldati. Quindi nel 293 d.C. fu attuata una riforma radicale nel tentativo di salvare l'impero dal declino. Fu diviso in 4 parti, con 4 capitali e un diverso imperatore in ciascuna di esse, con l'obiettivo di collaborare per mantenere l'impero unito. Il sistema per un periodo funzionò, ma aveva una grossa pecca. Essendoci 4 imperatori, si moltiplicavano per 4 anche le rivalità, le dispute per le varie successioni, e ormai, nel 312 d.C., il sistema era completamente collassato. L'impero era nuovamente dilaniato dalla guerra civile. Ma arrivò un uomo che avrebbe rimesso in piedi l'impero ormai allo sfascio e instradato Roma verso un nuovo corso con al centro il cristianesimo. Alcuni storici raccontano che era il figlio illegittimo di una locandiera greca e il suo nome era Costantino. La trasformazione dell'impero romano fu segnata da un giorno emblematico, ormai alla fine della straordinaria vita di Costantino. Il vecchio imperatore stava viaggiando verso est durante una campagna militare quando si ammalò gravemente. I fatti di quella giornata furono raccolti dal suo biografo, Eusebio di Cesarea, in base a testimonianze oculari. Quanta strada abbiamo percorso? Non mi sembra molta. Più di 50 miglia. Potremmo tornare indietro domani mattina. Ritirata. Riposo. Non sono nient'altro che debolezza, indecisione e codardia.
Se torni indietro una volta, poi tornerai sempre indietro ogni volta. Lo dicevo perché sei un po' sofferente. Non torniamo indietro. Eusebio racconta che quel giorno, mentre Costantino giaceva morente, faceva riflessioni sulla sua vita, pensando alle sue grandi conquiste e ai suoi più profondi rimpianti. Costantino era nato 65 anni prima nella città di Naissus, nell'attuale Serbia. Sebbene, secondo alcune fonti, sua madre fosse di umili origini, il padre era un generale romano che divenne uno dei quattro regnanti dell'impero diviso. Quando suo padre morì in una campagna a Eboracum, l'attuale York, Costantino, diventato anch'egli generale, fu nominato augusto dalle sue truppe. Prese il controllo della parte nord-occidentale dell'impero, fissando la sua base a Treviri. Nel frattempo si erano scatenati tumulti in altre zone dell'impero, finché un generale si autoproclamò imperatore di Roma. Il suo nome era Massenzio. Dalla sua base di Treviri, Costantino vide l'instabilità come un'opportunità per assumere il controllo di diversi territori dell'impero diviso. Con il sostegno delle sue truppe, marciò verso sud per affrontare l'usurpatore Massenzio. Il confronto decisivo avvenne qui, su un famoso ponte sul Tevere, Ponte Milvio, all'epoca appena fuori dalla città. Fu uno scontro determinante per l'ascesa politica di Costantino e un capitolo fondamentale per la sua trasformazione spirituale, un percorso che sarebbe terminato con la rinascita dell'Impero di Roma. Il suo biografo Eusebio ci racconta che nel 337 d.C., mentre giaceva morente, l'imperatore Costantino utilizzò quei momenti per riflettere su tutti i peccati che aveva commesso durante la sua sanguinosa ascesa al potere. Non va bene. Ho paura che stavolta le circostanze non siano favorevoli. Le circostanze sono sempre contro di me. 25 anni prima, Costantino aveva battuto l'imperatore Massenzio in una sanguinosa battaglia a Ponte Milvio, poco fuori da Roma. Il primo passo verso l'unificazione dell'impero allo sbando. Massenzio aveva 150.000 uomini. Quanti ne avevamo noi, Quinto? Meno di 40.000. Meno di 40.000? Come si poteva vincere con questi numeri? Ricordo di aver sfilato la mia spada dal torace di un uomo e di aver tagliato la testa a un altro. Ora mi domando quale dio lo avrà deluso nel momento del bisogno. La mia cavalleria ha assaltato i fianchi dei suoi soldati, calpestando e massacrando chiunque si parasse davanti. Massenzio e i suoi hanno perso l'orientamento e hanno cominciato a correre in tutte le direzioni. I miei occhi erano fissi su Massenzio, ma lui è fuggito arretrando verso la città. Ha cercato di attraversare il ponte, che è crollato sotto il peso di tutti quei soldati in fuga. Quando l'ho visto muoversi nell'acqua, non ho provato nessuna soddisfazione. Forse perché tanti soldati sono annegati insieme a lui e tante famiglie hanno perso padri, fratelli e figli. Costantino era stato spietato e in seguito alla sua grande vittoria si diresse verso Roma, ostentando la testa di Massenzio infilata su una lancia. La sua vittoria schiacciante a Ponte Milvio sanciva la sua ascesa a unico augusto della metà occidentale dell'impero. Il premio più alto, Roma, era suo. In quell'epoca di guerre civili, i vincitori erigevano sempre dei monumenti ai loro successi. Adesso Costantino voleva dimostrare di essere salito al potere. E guardate che cosa fece costruire. Non è straordinario? Quelli che vediamo qui
sono i resti giganteschi di una statua colossale, originariamente alta 12 metri, che dominava una basilica civile, una sorta di prefettura che era stata fatta costruire da Massenzio. Adesso sembra davvero stupefacente, ma immaginate come doveva essere quando fu realizzata. Tutto questo è impressionante, perché si trattava di una specie di annuncio tridimensionale. È come se Costantino volesse dire: «Fate largo, sono io l'imperatore di Roma adesso». Costantino cercò di eliminare tutte le tracce del breve regno di Massenzio, ma una cosa gli sfuggì. La scoperta è stata fatta nel 2006, alla base del Colle Palatino, nel cuore di Roma. Abbiamo avuto un permesso speciale per poter entrare nel caveau del Museo Nazionale Romano. È una vera emozione poterle ammirare, perché queste sono le uniche insegne della Roma imperiale a essere sopravvissute fino a noi. Si trovavano sepolte in una scatola di legno e avvolte in un drappo di seta con gli stemmi imperiali. Questi sono degli scettri. Di solito venivano portati dall'imperatore per dimostrare il suo potere. Questo bellissimo esemplare era probabilmente rivestito da una foglia d'oro e sovrastato da una sfera blu a rappresentare il globo. Questo, tra l'altro, ci ricorda che i romani non credevano che la terra fosse piatta. Noi riteniamo che questi oggetti siano stati sepolti dai seguaci di Massenzio per conservare la sua memoria. E la cosa straordinaria è che ha funzionato. Infatti, per 1700 anni, questi oggetti sono rimasti al sicuro e ora li possiamo ammirare in tutta la loro bellezza. Dal canto suo, Costantino, il vincitore, era in grado di ostentare il suo trionfo. Questo magnifico arco nel cuore di Roma celebra la sua vittoria contro Massenzio, ma si fa riferimento anche a una nuova forza spirituale che lo guidò verso la vittoria a Ponte Milvio. Si vede Costantino che sconfigge i popoli barbari, che distribuisce denaro al popolo, che viene incoronato dalla dea della vittoria, e in un altro bassorilievo gli uomini di Massenzio che affogano nel fiume Tevere. Ma lassù, in alto, sopra l'arco, c'è un'iscrizione enigmatica che potrebbe favorire altre interpretazioni. Costantino, per ispirazione divina, ha liberato lo Stato dal tiranno. Questo riferimento alla divinità richiama un avvenimento che alcuni autori cristiani erano ansiosi di commemorare e che ben presto diventò una caratteristica significativa della biografia di Costantino. L'evento si verificò prima della battaglia contro Massenzio. L'imperatore vide una fonte luminosa nel cielo. Era Cristo che gli appariva in sogno dicendogli: «Sotto questo segno vincerai». Costantino raccontò il sogno al suo esercito. Qualcuno disse che quel segno era una specie di croce composta dalle due lettere greche chi e ro, vale a dire le prime due lettere del nome di Cristo in greco. Secondo alcune fonti, Costantino ordinò ai suoi soldati di dipingere quel segno sui loro scudi. E grazie a questa decorazione, la profezia dell'apparizione si compì e Costantino poté ottenere la vittoria grazie a Cristo. Non si sa se all'epoca Costantino fosse davvero animato da una fede cristiana, ma pare che aiutò i funzionari dell'impero a conquistarsi la fiducia delle minoranze cristiane. Probabilmente nei mesi che seguirono, Costantino abbracciò sempre di più la fede cristiana. Promulgò infatti l'editto di Milano, che fermava le persecuzioni dei cristiani su tutto il territorio dell'impero romano. Fino a quel momento il culto dominante a Roma era il paganesimo, una religione con diverse divinità a cui si facevano molte offerte, come il sacrificio animale. Invece il cristianesimo era il nuovo culto in espansione. Circa un cittadino su 10 era cristiano. E dal punto di vista politico, abbracciare questa nuova religione con la sua filosofia radicale era molto conveniente per un uomo determinato a unire l'impero. Alexander Evers è un grande esperto di cristianesimo in età romana.
A quell'epoca il cristianesimo è ancora ai margini della società. È un elemento del tutto alieno dal tradizionale mondo romano, dove i valori classici di forza e coraggio erano ancora fondamentali per gli abitanti dell'impero. Invece all'improvviso arriva un gruppo di predicatori che va a parlare agli umili e promette loro il paradiso. È interessante che Costantino venga attratto da questa religione ancora in erba. È come se Costantino abbia pensato: accidenti, proviamoci e vediamo cosa succede. Dopo la sua conversione, le sue truppe pian piano lo seguiranno nel tempo. Comincerà a costruire chiese dappertutto e i cristiani saranno autorizzati a professare la loro fede senza nascondersi. Però tiene aperte tutte le porte, vero? Non può tagliare tutti i ponti con la vecchia e tradizionale religione di Roma. E non vuole nemmeno, perché sarebbe stato un suicidio politico. Forse aveva sentito una vocina dentro di lui che gli diceva: non si sa mai. Sono convinta che l'interesse di Costantino per il cristianesimo fosse sincero e infatti ben presto introdusse principi cristiani nell'anima dell'impero, i primi passi verso un nuovo orientamento rivoluzionario per Roma. Abolì la crocifissione e dichiarò illegali le lotte dei gladiatori. La giustizia sociale era diventata una questione prioritaria. Ma mentre questi ideali cristiani stavano prendendo piede in alcune zone dell'impero, in altre c'erano caos e disordini. Nel 314 d.C. il mondo romano era diviso in due metà distinte, Oriente e Occidente. L'impero d'Occidente era stato unificato sotto Costantino, quello d'Oriente era stato ricompattato da un imperatore chiamato Licinio. Ma l'ambizione di Costantino non gli permetteva di convivere con un rivale, gli serviva un pretesto per dichiarare guerra al suo omologo d'Oriente. Secondo lo storico Zosimo, fu proprio Licinio a fornirglielo. Invece di attaccarlo in battaglia, Licinio tentò di sovvertire il regime con una mossa più subdola. Nel 316 d.C., una notte mandò suo cugino a Roma con l'ordine di uccidere sia il rivale Costantino che suo figlio primogenito Crispo. Ma Costantino era venuto a conoscenza dei suoi piani. Non è mai una buona cosa quando qualcuno cerca di uccidere un imperatore, Crispo. Ma ciò non significa che l'imperatore non possa trarne un vantaggio. Fatela finita! Uccidetemi! Potrei ucciderti, ma sarebbe inutile. Continua a mentire. E quando Quinto avrà esaurito le parti da tagliare a te, porterà qui i tuoi figli uno alla volta e comincerà a tagliare a pezzi anche loro. Confessa che è stato Licinio a mandarti a uccidermi. E io risparmierò i tuoi figli. Sì, lo confesso. Licinio ti vuole morto. Ha mandato me. Costantino, prometti che risparmierai i miei figli. Grazie, Bassiano. Grazie. I nuovi ideali cristiani di Costantino non arginavano la sua sete di potere. E in quella situazione, una metà dell'impero era ormai aizzata contro l'altra. Scoppiò un conflitto che durò 8 anni e pian piano Costantino si addentrò nel territorio di Licinio a est. La battaglia decisiva si svolse nel 324 d.C. Questo è lo stretto del Bosforo, con l'Asia da una parte e l'Europa dall'altra. Queste acque, come anche le terre asiatiche qui intorno, furono teatro di feroci scontri fra Costantino e Licinio. Ci è stato raccontato che ancora una volta Costantino sfoderò i valori cristiani per motivare le sue truppe e gli autori cristiani del tempo descrissero il conflitto non come una battaglia fra due imperatori rivali, ma tra il bene e il male.
Dopo aver predicato i valori cristiani ai suoi, Costantino lanciò una massiccia offensiva finale contro Licinio, annientando le sue truppe. Con la sua vittoria, le varie parti dell'impero vennero finalmente riunite sotto l'unica guida di Costantino. Fondò una città oltre lo stretto che lo aveva visto vittorioso. La costruì sulle rovine della vecchia Bisanzio e l'avrebbe chiamata Costantinopoli. L'antico ideale di Roma sembrava tornato in auge. Un solo impero e un solo imperatore. Un condottiero che, tra l'altro, sapeva vincere le guerre. Ma Costantino doveva affrontare una sfida che nessun imperatore nell'ultimo secolo era riuscito a vincere: dare pace e stabilità al suo popolo, mantenendo allo stesso tempo il potere. Per tenere unito l'impero appena riconquistato per le generazioni a venire, Costantino pensò di affidare il potere ai membri della sua famiglia, capeggiata dal figlio primogenito Crispo. Ma il sogno di una nuova dinastia imperiale si sarebbe presto trasformato in un incubo che lo avrebbe perseguitato fino alla morte. Potrò mai essere perdonato? L'imperatore Costantino aveva conquistato il controllo del mondo romano, riportando l'impero sotto la guida di un uomo solo. In seguito tentò di assicurare il suo retaggio attraverso i suoi discendenti. Qui, nei Paesi Bassi, nel Museo Archeologico di Leida, è conservato un oggetto che ci mostra come l'imperatore cercò di restaurare il vecchio sistema romano di successione ereditaria. Mise la sua famiglia davanti a tutto e al centro della vita politica. Questo meraviglioso cameo sembra mettere in evidenza l'importanza di quattro membri della famiglia dell'imperatore. Qui in mezzo vediamo Costantino. Dietro, alle sue spalle, c'è la madre Elena, Fausta, la moglie accanto a lui, e il figlio primogenito Crispo, nato dalla prima moglie. Questo oggetto è ricco di spunti molto interessanti. Prima di tutto, la presenza di due donne è del tutto insolita. E anche il fatto che Costantino e Fausta si guardino con aria adorante. Credetemi, questo di solito non accade sui ritratti ufficiali degli imperatori. Entrambe le donne indicano Crispo con l'indice della mano. Il bambino indossa un elmo e impugna una spada, come se fosse destinato alla grandezza imperiale. E visto così, sembra proprio che sia stato istruito per succedere al padre e probabilmente Costantino lo considerava il suo pupillo. Ma il desiderio dell'imperatore di avere una famiglia unita alla guida dell'impero non si sarebbe mai realizzato. Ho sognato mio figlio Crispo. Dovrebbe essere qui. Tutto quello che ho costruito dovrebbe essere suo. Ti sei comportato molto bene oggi, Crispo. Questa vittoria è tanto mia quanto tua. Ma quanti morti! L'ho amato. L'ho allevato, l'ho istruito, l'ho addestrato. Il figlio primogenito di Costantino, Crispo, era nato dalla prima moglie Minervina, ma sappiamo che l'imperatore la ripudiò per una donna con una migliore posizione e nel 307 d.C. sposò la seconda moglie, Fausta. Scelsi Fausta per sostituire la mia prima moglie. Pensavo che fosse sufficiente. Non volevo sostituire anche il mio primogenito. Aiuto! Aiuto, Costantino! Aiutami! Nascondimi! Ti prego! Che cosa c'è? Che è successo? Crispo è venuto nella mia stanza. Sono scappata, mi sono nascosta, ma poi mi ha trovata e mi ha picchiata. Crispo ha abusato di me. Quando Costantino udì i presunti crimini di Crispo contro la matrigna Fausta, ordinò l'arresto, il processo e l'esecuzione dell'amato figlio e suo erede. Ero arrabbiato. Non ho avuto esitazioni. Perché non ne ho avute? È stato fatto. Ho
compiuto molte cose terribili, ma nessuna peggiore di quella. Mia madre è venuta da me ogni giorno e ogni notte. Mi ha detto che Fausta ha accusato Crispo di averla costretta a giacere con lui, in modo che io mi sarei sbarazzato di Crispo e lo avrei sostituito con suo figlio. Lo vedi? Non sono un grande. Sono un idiota. Lo zimbello di una donna. Ci abbiamo creduto tutti. Adesso l'ira di Costantino si rivolge contro la donna che apparentemente lo ha ingannato. No! 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 Prega con me. Potrò mai essere perdonato? Tu sei Costantino. Sei un grande guerriero e servitore dell'unico vero Dio. Potrò mai essere perdonato? Questa storia ci è stata raccontata dallo storico romano Zosimo, che scrisse 200 anni dopo i fatti, ma che ebbe accesso a testi antecedenti. Ancora oggi, dopo tanto tempo, pensandoci vengono i brividi. Sembra che Costantino abbia distrutto tutto ciò che era a lui più caro. E sorprendentemente sappiamo che non si risposò mai più, cosa insolita per un imperatore all'epoca. Dopo la morte di sua moglie e di suo figlio, i progetti di Costantino per la dinastia erano finiti. Quindi si gettò anima e corpo nel progetto che avrebbe plasmato le dinamiche del mondo conosciuto da lì in avanti. La nuova città di Costantinopoli. Oggi è Istanbul, in Turchia, dove l'Oriente incontra l'Occidente, il Nord incontra il Sud e dove l'Asia incontra l'Europa. È qui che convergono le grandi vie commerciali, realizzando così una meravigliosa condivisione cosmopolita di beni e di idee. In un certo senso, Costantinopoli doveva essere così brulicante di persone. Sappiamo che nei mercati si parlavano addirittura 40 lingue e che si vendeva di tutto, dalle sete ai semi di sesamo, alle spezie del lontano Oriente. Quindi venire qui è un po' come viaggiare nel tempo. Soltanto 4 anni dopo la morte della moglie e del figlio, Costantino si trasferì definitivamente nella città che portava il suo nome. Celebrò il suo ruolo al centro dell'impero con progetti edili che combinavano immagini sia pagane che cristiane, e ancora oggi ne resta qualche traccia. Questo monumento mi piace moltissimo, nonostante sia un po' malmesso, perché è sopravvissuto tenacemente a 1700 anni di storia. E all'epoca deve essere stato davvero imponente. Infatti, in origine, questa colonna color porpora era alta più di 50 metri ed era sormontata dall'immagine di Costantino, raffigurato come il grande dio del sole Apollo, con tanto di corona dorata. La colonna è interessante perché, oltre all'immagine pagana, c'erano anche molti elementi cristiani. Si dice che nella corona furono inseriti i chiodi con cui avevano crocifisso Cristo e, se questo non bastasse, si racconta anche che sotto sia stata sepolta l'ascia usata da Noè per costruire l'arca, insieme al cesto che Gesù utilizzò per la moltiplicazione dei pani e dei pesci per sfamare 5.000 persone. La colonna è un misto di spiritualità cristiana e pagana, orientale e occidentale, greca e romana, tutte mescolate insieme. E adesso è diventata uno dei luoghi preferiti dei piccioni. Costantinopoli sfoggiava una copia dei maggiori monumenti dell'antica capitale. Dove sto camminando adesso c'era una pista per le corse dei carri, simile al Circo Massimo a Roma. Anche qui c'era un senato pieno di senatori con la toga, un palazzo imperiale, persone influenti, tra cui i nuovi ricchi e i giovani rampanti,
allettati a stabilirsi qui con la promessa di meravigliose ville e cibo gratis. In realtà, questo luogo sarebbe poi stato chiamato la Seconda o addirittura la Nuova Roma. Nascosti tra i palazzi della moderna Istanbul, sulle rive del Bosforo, i segreti della trasformazione della Nuova Roma secondo i dettami di Costantino si vedono ancora oggi. Sotto un ristorante si trova un sito archeologico, scoperto solo di recente, che probabilmente era stato il centro di comando della potenza imperiale di Costantinopoli. Istanbul è costruita a strati, come una grande torta, quindi sottoterra ci sono molti resti della città romana. È un grande privilegio essere qui, non c'ero mai riuscita prima d'ora. Sappiamo che Costantino il Grande costruì un meraviglioso edificio imperiale chiamato il Sacro Palazzo, dove gli imperatori vissero per secoli, e questo è ciò che ne rimane. Pensate che questo ambiente dove mi trovo ora era la sala delle udienze dove i grandi, provenienti da tutto l'impero, venivano a porgere i loro omaggi ai regnanti della Nuova Roma. Incoraggiato dal crescente numero di cristiani, Costantino divenne sempre più sicuro della sua scelta di fede. L'imperatore pose il cristianesimo al centro della vita quotidiana. A Roma, in genere, le chiese venivano costruite alla periferia della città, mentre a Costantinopoli si trovavano proprio nel centro vitale. Chiese come questa, dedicata a Santa Irene, o Chiesa della Pace, furono edificate esattamente sopra i resti di templi o santuari pagani. Costantino non stava soltanto fondando la capitale di un impero, stava gettando le basi del quartier generale terreno del Regno di Dio. Il messaggio divulgato da questa città divenne il retaggio di uno dei più grandi imperatori nella storia romana. Lasciateci soli, vi prego. L'impegno di Costantino espresso sul letto di morte fu un atto che avrebbe incentivato la rinascita dell'impero romano. Non ho più molto tempo. Lo sento. Costantino si alzò dal suo letto di morte alla periferia di Nicomedia per essere battezzato. Questo suo atto finale avrebbe mandato un messaggio a tutti i cittadini di Roma. Costantino, che aveva dato all'impero una nuova capitale, ora gli dava una nuova vita. Nelle parole di Eusebio, a Costantino fu elargito il sigillo divino del battesimo. È arrivato il tempo per ricevere la benedizione del sigillo che conferisce l'immortalità. Da questo momento impongo a me stesso, mi impongo di condurre una nuova vita unicamente al servizio del Signore. Dopo il battesimo, la persona viene purificata da tutti i suoi peccati, ma da quel momento in poi si impegna a non peccare mai più. Molti cristiani dell'epoca aspettavano la fine della vita per compiere questo atto. Costantino, che aveva commesso molti gesti considerati peccaminosi dalla sua religione, fu purificato da tutti i peccati appena in tempo. Non credo che il cristianesimo di Costantino fosse cinico. Del resto, questa è la religione che afferma che le persone miti erediteranno la terra e noi abbiamo il figlio illegittimo di una locandiera che ha finito per governare un territorio di 2,5 milioni di chilometri quadrati. È sbagliato essere orgogliosi delle proprie conquiste. Io sono fiero delle meravigliose chiese che ho costruito. Ho costruito una nuova Roma a Costantinopoli. Adesso ho capito di essere profondamente fortunato. Adesso sono diventato degno della vita immortale. E adesso ho ricevuto la luce divina. Costantino ha vissuto nel giusto. La salvezza è tua, imperatore. Costantino morì qualche ora dopo il battesimo, lasciando il suo grande retaggio. Ispirato dal suo esempio in punto di morte, circa il 40% della popolazione si convertì al cristianesimo
e tutti i suoi successori lo imitarono, tranne uno. Nel 380 d.C. il cristianesimo fu dichiarato religione ufficiale dell'impero romano, un impero che avrebbe resistito per altri 1000 anni. Duecento anni dopo la morte del primo imperatore cristiano di Roma, a Costantinopoli fu costruita questa grande chiesa, Hagia Sophia, Santa Sofia. Nascoste dentro il suo complesso, sono state scoperte delle prove lampanti di quanto il progetto di Costantino fosse radicato nel cuore profondo della città. Questa chiesa era la meraviglia dell'impero. Per 1000 anni questo luogo fu il più grande edificio religioso del mondo e, secondo me, rimane ancora oggi uno dei più suggestivi luoghi di culto della Terra. Ma la chiesa non è l'unica parte affascinante, c'è qualcos'altro. Le fonti scritte ci hanno sempre detto che qui Costantino costruì la prima chiesa, ma non era mai stata trovata alcuna traccia. Eppure c'è qualcosa che effettivamente è rimasto qui per tutti questi secoli. Guardate bene quel piccolo strato di mattoni là sotto. Gli studiosi dell'Università di Reading lo hanno appena analizzato e hanno stabilito che risale quasi certamente al IV secolo d.C., esattamente quando, secondo le fonti, la prima chiesa di Costantino fu costruita in questo luogo. È soltanto una piccola cosa, ma incarna un'idea vitale. Roma stava costruendo molte chiese qui, a Costantinopoli e in tutto l'impero. Quindi i governanti romani non dicevano alla gente soltanto come vivere, ma anche a cosa credere. Il messaggio di Cristo poteva contare sulla potenza di Roma per diffondersi nel mondo conosciuto. Qui, nel Museo di Cora, possiamo ammirare stupende raffigurazioni che illustrano le dottrine in grado di trasformare le vite degli uomini e delle donne comuni. Quello che vediamo qui è Cristo che guarisce un lebbroso. Il volto di Cristo è andato completamente perduto, ma possiamo vedere le orribili piaghe che affliggono il corpo di quell'uomo. Vi assicuro che non avremmo mai visto i deboli e i bisognosi immortalati in questo modo in un antico tempio romano. Invece qui il messaggio di Cristo sembra assumere un significato. Oggi siamo tutti cresciuti con l'idea di dover amare il prossimo, ma per i cittadini di Roma, cresciuti con racconti che celebravano la loro eccezionalità e il loro potere spesso spietato, era un concetto rivoluzionario. A Costantinopoli sorgevano moltissimi orfanotrofi, centri per i rifugiati e ricoveri per i senza tetto. Qui nacquero anche i primi ospedali, specializzati nella cura della lebbra e delle malattie infettive, e c'erano anche dei reparti di maternità. Tutto questo era molto lontano dai valori dell'antica Roma, dove gli ultimi nella scala sociale venivano guardati con sdegno e addirittura con disprezzo. I romani avevano sempre detto alle persone come comportarsi, come combattere, cosa temere, e ora da questa città dicevano loro come pregare. Per me questo luogo è la massima espressione di Roma. Una civiltà che aveva conquistato tanti uomini, ora stava colonizzando anche le anime. Negli anni che seguirono il giorno del battesimo e della morte di Costantino, la città di Costantinopoli continuò a prosperare. Invece Roma, la vecchia capitale che lui si era lasciato alle spalle, e l'impero d'Occidente, continuavano il loro declino. Senza l'energia e le abilità politiche di Costantino, l'impero ben presto si frammentò. Si divise ancora tra est e ovest, ognuna delle due zone con il proprio imperatore. Essendo diviso, ogni metà divenne vulnerabile a invasioni e guerre civili. E nel V secolo le tribù barbariche si infiltrarono nell'impero d'Occidente. La stessa Roma fu saccheggiata dai Goti nel 410 d.C., dai Vandali nel 455, finché cadde nel 476.
La città che aveva conquistato tutto il mondo alla fine è stata conquistata, disse un personaggio dell'epoca. Per la prima volta dopo 800 anni, Roma era caduta nelle mani di un esercito straniero. Ma anche se alcuni autori scrissero che questa era la fine del mondo, in realtà non lo fu. Non fu nemmeno la fine dell'impero romano. Costantinopoli, la nuova Roma d'Oriente, è il perfetto esempio della capacità romana di adattarsi e continuare a prosperare. Diede all'impero una nuova sferzata di energia, permettendogli di avere una grande influenza sulle nostre vite. I codici di leggi romane, la genialità nell'arte, nell'architettura, nella tecnologia, sono sopravvissute qui per fornire ispirazione al Rinascimento e hanno contribuito a plasmare il mondo moderno. E questo è un lascito straordinario. L'impero d'Oriente, chiamato Impero Bizantino dagli storici che seguirono, mantenne i suoi territori sul Mediterraneo orientale. In seguito, nel VI secolo d.C., attraversò un periodo di rinascita, riconquistando addirittura territori del vecchio impero d'Occidente, tra cui per un breve periodo la stessa Roma. Ma non poteva durare. E nel VII secolo, questo grande impero cristiano fu scosso da una nuova minaccia. La conquista araba, guidata da una nuova religione, l'Islam. Le ultime vestigia dell'impero romano d'Oriente caddero infine nel 1453, quando la stessa Costantinopoli, considerata per molti anni inespugnabile, fu conquistata dai turchi ottomani. Le ultime persone che si definivano romani erano ormai rimaste senza impero. Ma persino con la caduta di Costantinopoli, le idee che Costantino aveva abbracciato e diffuso in tutto il suo regno non scomparvero con esso. Le riforme sociali ispirate da un nuovo e rivoluzionario messaggio religioso fanno ancora parte delle nostre vite oggi. Il battesimo di Costantino, in un giorno del 337 d.C., non solo contribuì a cambiare la storia di Roma, contribuì a cambiare il mondo. Per me, la storia di Roma è soprattutto una storia di potere e di come gli uomini scelsero di utilizzarlo. Roma cominciò come una repubblica che si preoccupava della sicurezza e della prosperità dei suoi abitanti, ma poi divenne l'espressione degli effetti nefasti di corruzione e dittatura. Nella storia ci sono tanti avvertimenti per l'uomo moderno, ma anche fonti di ispirazione e meraviglia per l'assoluta audacia e magnificenza che Roma incarnava. Ho analizzato 8 giorni cruciali della storia di Roma. 8 giorni pieni di idee, di esperienze, di tragedie profonde e di eventi fortuiti, con conflitti sia grandi che piccoli. Avvenimenti che hanno lasciato delle conseguenze che sono ancora tangibili al giorno d'oggi.